Ci sono alcune spiagge sparse per il mondo, che non sono così belle come immaginiamo. In effetti, molte persone consigliano di non visitarli mai. Ti mostrerò le 10 spiagge più pericolose del mondo. Numero 1. L'isola di Ramrae. La particolarità di quest'isola è che le sue mangrovie sono piene di coccodrilli d'acqua salata, i più pericolosi del pianeta. Come se non bastasse, l'isola è abitata anche da scorpioni velenosi e zanzare che trasmettono la malaria. L'isola è segnata dalla battaglia che fu combattuta tra gli eserciti britannico e giapponese. Quest'ultimo, intrappolato tra le mangrovie, ha subito gli attacchi più duri dei coccodrilli. Si stima che tra 650 e 1000 soldati siano morti nelle sue mascelle. Numero 2. Spiaggia Cable. Questo paradiso di sabbia bianca e acqua turchese sembrerebbe il luogo ideale dove vivere o magari trascorrere una lunga vacanza. Lo sarebbe, se non fosse per il fatto che questa bellissima spiaggia australiana ospita la più grande popolazione di coccodrilli d'acqua salata. Il più pericoloso di tutti. Sono stati avvistati rettili lunghi fino a 6 metri, motivo per cui la spiaggia è chiusa gran parte dell'anno. Numero 3. Isola di Fraser, Australia. Sfortunatamente, Fraser Island è un paradiso proibito a tutti, poiché i suoi mari ospitano varie specie di pericolose meduse e squali. Inoltre, qualcosa che lo rende ancora più letale è che l'isola ospita alcuni dei ragni più letali del mondo, oltre ai voraci coccodrilli. Numero 4. Spiaggia di Boa Viagem, Recife, Brasile. Fino al 1992 gli squali non sono stati avvistati al largo di Recife. Tuttavia, in seguito a causa dei cambiamenti causati dall'uomo nell'ecosistema, compresa la pesca incontrollata, sono comparsi e hanno iniziato a cacciare i nuotatori. Numero 5. Spiaggia di Smirna. Sebbene la spiaggia sia considerata una delle migliori della Florida, dovresti visitarla con grande cautela. In molte occasioni si vedono squali che attaccano volentieri i nuotatori. Dei 112 casi di attacchi di squali registrati nel 2020, 17 sono avvenuti proprio su questa spiaggia. New Smyrna Beach è persino nel Guinness dei primati come The Shark Attack Capital of the World. Numero 6. Isola Sentinella del Nord. Ospita una tribù piuttosto pericolosa, i Sentinelesi. Sono così ostili ai contatti esterni che l'isola si è guadagnata il premio per essere la più difficile da raggiungere al mondo. Non importa se arrivi sull'isola apposta o per caso, la gente del posto ti saluta allo stesso modo, con freelance e frecce. Si dice che i pescatori arrivati per caso siano stati uccisi da questa tribù. Numero 7. Spiaggia Chaupatti, India. Spiaggia Chaupatti è, se non la più famosa, una delle più importanti dell'intero paese. Tuttavia, è anche uno dei più inquinati al mondo. Ogni anno, centinaia di residenti di Mumbai celebrano il festival indù di Ganesha Chaturthi sulla spiaggia, ed è tradizione che tutti gli idoli di Lord Ganapati vengano lavati in mare. Numero 8. Atollo Bikini, Isole Marshall, Micronesia. Questa zona è stata evacuata tra il 1943 e il 1953 dal governo degli Stati Uniti per effettuare test sulle armi nucleari. I suoi abitanti non sono tornati, quindi gli unici rimasti sono gli squali che sono entrati in un ottimo posto dove mangiare. Forse anche l'uno o l'altro mutante radioattivo. Sul fondo del mare si conservano ancora i resti di bombe e navi affondate. Numero 9. Isola della Riunione. Ad est del Madagascar si trova l'isola francese della Réunion, un luogo che conta 800.000-100.000 abitanti. Questo angolo dell'Oceano Indiano è uno dei luoghi al mondo in cui vengono segnalati più attacchi di squali. Le misure di protezione utilizzate sono poche poiché gli squali attaccano anche a riva. Gli attacchi sono periodici e sono dovuti al numero di squali. Alcuni surfisti hanno chiesto l'uccisione degli squali per ridurre la loro popolazione. Numero 10. Isla da Queimada Grande. Si trova sulla costa sud-orientale del Brasile ed è stato identificato come il vero inferno sulla Terra.
Sembra un vero paradiso, ma la verità è che l'isola ha una media impressionante di 5 cobra per metro quadrato. Non c'è modo di calpestare l'isola e non calpestare un serpente pronto ad attaccare. I serpenti sono del tipo Golden Lancehead, con un veleno che strappa letteralmente la carne dalle ossa. Commenta quale di queste spiagge oseresti visitare. Grazie mille per l'attenzione e alla prossima volta!